sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Continuiamo nell'analisi dei video puntando tanto sui giocatori che giocano in difesa, in particolare oggi focus su un giocatore come Di Marco, che è stato per Fanta Media Vuoto il 21esimo tra i giocatori in movimento, quindi tra difesa, centrocampo, attacco, solamente 20 giocatori hanno fatto meglio di Di Marco. In particolare, se andiamo ad analizzare il reparto offensivo, quindi l'attacco, solamente 13 attaccanti hanno fatto meglio di Di Marco. Questo cosa vuol dire? Che noi mediamente Di Marco lo paghiamo intorno a una cifra tra il 7 il 9-10% più o meno, questa è la cifra, in certi fantacalci si paga anche 6,5%, mentre un giocatore di seconda fascia, un semi top attaccante, lo paghiamo anche 15-20%, quindi paghiamo mediamente il doppio un attaccante che produce meno a livello di fantamedia voto rispetto a un giocatore come Di Marco. Questo cosa vuol dire? Che la nostra mente continua ad avere queste distorsioni cognitive e ci fa evitare di andare a giocare con un magari 5-3-2, 4-5-1, 5-4-1, 4-4-2. Sono moduli che effettivamente ci danno un po' fastidio a livello mentale, perché pensiamo che le tre punte siano sempre meglio. Così non è, abbiamo visto e lo vediamo in maniera concreta, che un giocatore come Di Marco produce anche a livello offensivo risultati maggiori di un giocatore come Chiesa, però Chiesa lo paghiamo mediamente almeno il doppio di quello che riguarda appunto Di Marco. Spero che questi video continuino ad essere di supporto e vi aspetto presto. Un abbraccio da veterano. Ciao ragazzi!